E quindi nel mio percorso amministrativo le scelte che noi abbiamo fatto sono state, ce ne sono state diverse da un punto di vista, guardando soprattutto l'etica e non la politica. Io ricordavo proprio l'8 dicembre che una delle cose che noi avevo fissato di non fare era quello, ad esempio, dico la prima, la più banale, quella che poi non è banale, ma è una delle cose più importanti, è quella della scelta di non fare, somme urgenze, quando un sindaco ha l'opportunità di gestire in modo proprio, motivato o non motivato alcune volte, molte volte, quindi facendo scelte di dare affidamenti in modo diciamo diretto e non, questo non è mai avvenuto. La scelta di puntare molto sulle scuole, sui ragazzi, sui giovani, Puntare sul futuro, sul quindi. futuro. Infatti io ricordo sempre che il primo giorno da sindaco non mi sono seduto nella mia sede, ma ho girato tutte le scuole incontrando i 1600 alunni che ricadono nel territorio taranovese, ma parlo della scelta del consumo suolo zero per quanto riguarda il piano regolatore, parlo della scelta dei mercati dove dopo per la prima volta si è riorganizzato, ma la scelta non è quella della riorganizzazione che può essere più o meno fatta bene, ma è quella di far dare un segnale forte che era quello di far pagare 110 mercatali che in un contesto indiscriminato e tutti erano abusivi e tutti erano regolari, dico io. Quindi, e allora queste sono state tantissime le scelte, quello dei beni confiscati, facendo il regolamento subito, acquisendo diversi beni confiscati e avviando diversi progetti. Avevamo in corso diversi progetti sui beni confiscati che noi abbiamo acquisito dalla prefettura. Bene, però cerchiamo di dare un ordine organico, anche perché chi ci segue giustamente vuole avere modo di ascoltare tutte quelle che saranno le varie sfumature. E partiamo, l'inizio della sua consiliatura è stato sin da subito terreno di un aspro scontro tra maggioranza e opposizione. Si ricorda, soprattutto agli addetti ai lavori, che spesso dalle colonne dei giornali e sui giornali web venivano riportati questi appuntamenti, appunto, che venivano all'interno del Consiglio Comunale. Secondo lei, alla luce dell'intero percorso politico svolto, come diceva prima, a mente serena, il clima poco disteso è divenuto in qualche modo la causa determinante che ha segnato la fine del progetto che i suoi cittadini avevano appunto scelto e gradito nella cabina elettorale, conferendovi proprio la fiducia? E sicuramente ha influito, sicuramente. Ricordo a tutti che la nostra amministrazione, dopo pochi mesi, nasce quasi monca, dove tre consiglieri, una subito dopo io dico qualche giorno, un mesetto, gli altri due subito dopo, vengono meno alla maggioranza, quindi dichiarando già di fatto una minoranza di questa consigliatura. E la cosa grave, quindi questo non ha mai dato l'opportunità di avere un clima sereno politico, ma a fianco a questo clima non sereno politico c'è sempre stata un'azione amministrativa forte, questo sì, e si è lavorato lo stesso. Ma quello che è più stato forte è c'è stata una minoranza che è stata molto aggressiva, alcune volte anche scorretta, ma allo stesso punto c'è stata quella maggioranza che è passata in minoranza che è stata ancora di più, io dico soprattutto una parte, creando molto tensione, creando comunque un clima per 4 anni, tra virgolette, secondo me anche si può dire, di odio io dico alla persona. Questo Quindi lo andando fuori affronto. dal Andando clima fuori dal politico. clima politica, perché non mi spiegherò mai perché uno può scegliere di andare dall'altra parte dopo un mese, quale motivazione politica ci deve essere, secondo me non c'è motivazione politica, ma c'è altro.